questa Call for Innovation con il progetto Adotta un Miglio, che nasce con lo scopo di una vera e propria citizen science, quindi coinvolgere tutti, non solo le aziende del settore o il mondo della ricerca, ma chiunque di noi, in quello che è l'interesse nei confronti della salvaguardia ambientale. Tramite la piattaforma Adotta un Miglio, chiunque può adottare un miglio quadrato di mare e ricevere un certificato. Se siamo già passati da quella rotta, potrà visualizzare i dati e quindi diventarne custode morale, emotivo, spirituale. Abbiamo spiegato a bambini, a ragazzi, ad adulti le problematiche ambientali, anche con diverse conferenze che abbiamo tenuto, laboratori con i nostri partner. Abbiamo permesso a quasi 300 persone di salire in barca a vela e poter sperimentare da una parte un primo approccio con quella che è la navigazione a vela e la sostenibilità della navigazione a vela, ma sperimentare in diretta anche la nostra strumentazione. Siamo Nautilus Light Composite, startup innovativa che si occupa di risolvere il problema del fine vita delle imbarcazioni e dei compositi in generale. Qui all'Innovation Village abbiamo portato EcoRacer 30, che è il nostro progetto che ci vede progettare, ingegnerizzare e realizzare la prima barca al mondo pensata per la produzione in serie. È una barca monotipo di 9 metri, è una barca da regata, vogliamo dimostrare che si possono costruire barche sostenibili, performanti e che già da domani si può risolvere un grande problema dell'industria nautica e dei compositi. Qua all'Innovation Village proponiamo una serie di attività che fanno da spiegazione di quelle che sono le tecnologie che noi proponiamo per l'ambito nautico per rendere la nautica un po' più sostenibile. Quindi presentiamo la nostra barca, che è una barca prototipale gestita con un sistema a idrogeno, con anche un brevetto di stoccaggio dell'idrogeno nel bulbo, e poi proponiamo dei laboratori per i bambini ma anche per adulti e quindi gente più di età. Moebius è una startup innovativa benefit, noi ci occupiamo di sostenibilità e di circolarità, quindi aiutiamo soprattutto le piccole e medie imprese, gli artigiani per esempio anche, a scoprire e a avere una maggiore consapevolezza di quella che è la loro sostenibilità, quindi aiutarli anche a implementare modelli di business circolari. Qui, grazie anche a aver vinto la Call for Innovation, abbiamo fatto un progetto legato al turismo sostenibile, che ha quella scia lì, cioè la volontà di far emergere tutte quelle realtà, anche le più piccole, che hanno già adottato delle buone pratiche di sostenibilità. E da questa idea è nata appunto il portale Tour for Blue, che si propone proprio di diventare una vetrina per queste realtà. Noi siamo Geoscape, siamo una società cooperativa di professionisti e spin-off dell'Università di Genova. Abbiamo il nostro stand dove a livello di attività proponiamo attività per ragazzi, abbiamo un laboratorio di modellistica dei rilievi, delle montagne, dei mari con della sabbia magica, abbiamo la realtà 3D, abbiamo dei visori dove possiamo fare delle immersioni nell'area marina protetta di Portofino e una libreria delle sabbie dove abbiamo una raccolta delle principali spiagge di tutta la Liguria per evidenziare la diversità e la bellezza delle nostre coste. Inoltre presentiamo il progetto per l'area costiera di Sturla, la spiaggia di Sturla. Si tratta di un'idea di progetto nel contesto del progetto Matassa, dove si propone una rivalutazione della spiaggia di Sturla in ottica sportiva e di difesa costiera. E i nostri laboratori hanno molto successo. Quello delle sabbie, dove i ragazzi proprio materialmente possono costruire mari e montagne, ha un enorme successo, è sempre, direi, sempre sold out. Noi comunque siamo principalmente dei professionisti, quindi abituati a confrontarci in ambienti più tecnico-professionali, mentre qui avere a che fare più, diciamo, magari con ragazzi o comunque con la cittadinanza in maniera diretta, ci permette anche di sentire un po' il polso e di capire bene quali sono a volte le esigenze magari della cittadinanza locale, per esempio nel caso del progetto di Sturla. Abbiamo un materiale nuovo, molto leggero, che attraverso un procedimento industriale realizza strutture di barche, proprio la barca. È un materiale che permette ai progettisti grande libertà di esprimersi nei progetti, perché è possibile disegnare e progettare qualsiasi struttura, qualsiasi barca,
Abbiamo portato qui a Genova due prototipi, una moto d'acqua e una barca a vela, per fare delle prove in acqua, per far constatare la qualità di questo materiale. Ora, per noi è stato molto importante essere venuti qui a Genova e aver avuto l'opportunità di vincere questo finanziamento, perché abbiamo potuto finalmente realizzare due prototipi, quindi due barche interamente realizzate col nostro materiale, e poterle mettere in acqua a disposizione dei visitatori. Ci occupiamo principalmente di formazione, robotica umanoide e stampa 3D, e proprio qui in fiera abbiamo portato quasi tutto quello che noi sappiamo fare meglio. In particolare abbiamo portato una applicazione particolare della stampa 3D ad argilla, dove stiamo stampando delle piastrelle che, posizionate sulle dighe foranee dei porti, riescono a favorire il ripopolamento della biodiversità marina. Swimlift è un assistente al nuoto, praticamente uno ski lift per ambienti acquatici. Presentiamo questo progetto innovativo per tutte le persone che vogliono nuotare, che vogliono approcciarsi all'acqua anche per la prima volta, quindi è per i bambini. Questa mattina abbiamo avuto una classe dell'asilo nido, è per persone con disabilità motorie, o comunque con disabilità, per anziani che ormai fanno fatica a muoversi e per la riabilitazione. Noi principalmente ci occupiamo di attività di comunicazione e infrastruttura sottomarina wireless. Questo significa che riusciamo a portare fuori dall'acqua tutta una serie di dati utili al monitoraggio ambientale e non solo, attraverso una tecnologia che sfrutta le onde sonore. Qui nella vasca alle mie spalle potete vedere i nodi di comunicazione, che sono gli elementi principali di questa rete, e questa tipologia di infrastruttura è molto utile lì dove non ci è possibile arrivare con dei cavi. Oltre a questa attività, nello specifico abbiamo sviluppato un'applicazione per i sub, per i diver, che gli permette di comunicare sotto acqua senza, diciamo così, l'ausilio di nessuna tipologia di cavo. Noi siamo dell'Istituto Nautico, specificamente dell'indirizzo costruzioni, e durante questa settimana abbiamo mostrato le nostre passioni mostrando un modellino di carta della struttura navale per far vedere esattamente come sono fatte al loro interno le navi. Abbiamo lavorato con un modello di carta e i passaggi sono gli stessi di quelli che si svolgono nei cantieri navali, con l'unica differenza che nei cantieri lavorano con le lamiere d'acciaio. Inoltre abbiamo fatto altri laboratori, come per esempio quello di disegnare delle linee d'acqua di una delle barche della scuola, la linea sesta, e il laboratorio di carteggio, dove abbiamo mostrato al pubblico come si possono disegnare le rotte e calcolare ovviamente tutti i viaggi che una nave può fare in mare. Un altro laboratorio che abbiamo fatto è stato quello di robotica, in cui abbiamo spiegato a grandi e piccoli il funzionamento del braccio robotico e di alcuni robot su ruote motorizzati. I robot su ruote motorizzati si chiamano MBOT 2 e possono insegnare le basi della programmazione. Abbiamo un accordo di rete, un progetto di rete col Museo Nazionale dell'Antartide. L'idea, diciamo, di questo progetto è quella di costruire la conoscenza dell'Antartide partendo dal basso verso l'alto, cioè i ragazzi delle classi costruiscono contenuti e conoscenza per i loro coetanei in collaborazione col museo e con l'università, attraverso dialoghi con esperti, con figure del mondo dell'università e della ricerca. Qui abbiamo portato progetti che si occupano di impatto sull'ecosistema e quindi delle tecnologie per riuscire a studiarlo. In questo contesto ci siamo accorti che ci sono altre realtà che operano nei settori che ci interessano a noi, e ci sono anche altri enti di ricerca, e comunque stiamo cercando di avviare collaborazioni. E a questo laboratorio proponiamo di dare un'occhiata un pochino a quello che facciamo in generale, dal monitoraggio delle microplastiche in ambiente marino, con il quale proponiamo di campionare tramite un innovativo sistema di filtrazione che permette di raccogliere acqua a una profondità determinata e filtrarla tramite diverse maglie filtranti per andare ad analizzare il contenuto di microplastiche.
Inoltre abbiamo portato diversi organismi, che sono organismi che utilizziamo per i test ecotossicologici in laboratorio e per testare appunto la tossicità di inquinanti principalmente emergenti, tra i quali per esempio farmaci, metalli pesanti, ma anche plastiche e lisci viati di plastiche. Qua abbiamo portato, diciamo, quel nostro prodotto brevettato, chiamato Guard One, che è una telecamera sottomarina, ed è brevettato per resistere fino a 2000 metri di profondità sotto il livello del mare. È pensato per missioni di lungo corso, quindi è una telecamera che viene messa in acqua e poi viene ripresa magari a distanza di 6 mesi o di un anno. Ha dell'intelligenza a bordo, nel senso che, data un'immagine presa dal sensore, possiamo capire se c'è dell'informazione utile o meno, e quindi decidere di mantenere l'immagine oppure scartarla. Siamo qui all'Ocean Race con alcuni dei nostri progetti. In particolare, due sono ispirati alle piante. Mentre al centro si può vedere un prototipo del progetto del polpo, cui scopo è quello di fare manipulation. In questo caso c'è un cacciavite e appunto lo scopo è quello di recuperare questi oggetti che cadono all'interno di questi pozzi. In questo caso appunto si vuole riprodurre quello che è il sistema radicale appunto di una pianta. Lo scopo è sempre quello di monitoraggio ambientale, quindi le punte delle radici sono sensorizzate in un certo modo appunto per raccogliere eventualmente dei dati. Tuttavia una cosa importante è appunto come queste radici rispondono agli stimoli esterni, come in questo caso per esempio ci sono dei sensori tattili, per cui questo serve nel caso in cui la radice venga incontro ad un ostacolo. La finalità del progetto è creare una metodologia territoriale di completo utilizzo del pesce, quindi non solo le parti nobili ma anche gli scarti del pesce. Questo si fa attraverso la collaborazione di 34 partner fra centri di ricerca, imprese di alta tecnologia, istituzioni, imprese di economia circolare. Attraverso delle catene di valore gli scarti di pesce possono diventare prodotti finalizzati alla nutraceutica, ai mangimi, ai fertilizzanti e tanto altro ancora. Il progetto prevede anche attività ulteriori di recupero, per esempio, delle reti della pesca. Abbiamo riempito gli spazi disponibili con dei contenuti multimediali e dei laboratori, grazie anche alla collaborazione con l'Università di Genova, che ha collaborato con noi in un progetto innovativo per la sicurezza della navigazione in mare, il progetto ISIDE, e grazie anche alla collaborazione dell'Istituto di Ricerca Tetis sul monitoraggio e la protezione dei cetacei marini. Oggi abbiamo proprio qui la dottoressa Airoldi dell'Istituto Tetis, che presenta i risultati del progetto con immagini spettacolari. Abbiamo avuto due giornate molto importanti all'Innovation Village, che sono state di scambio tra le imprese selezionate, i nostri espositori, e alcune imprese del territorio e diverse imprese estere, molte delle quali selezionate e scelte sulla base proprio della possibilità di generare partenariati per sviluppare iniziative o prodotti, o anche perché potenziali clienti o capaci di essere un moltiplicatore di scala delle iniziative che abbiamo presentato. Sono state due giornate che sono tenute all'interno di uno scenario veramente bellissimo, perché è caratterizzato da questa grande installazione che è stata il centro emotivo dell'Innovation Village, che è stata l'onda creata da Carmachina e rappresenta il mare in quanto tale, il Mar Ligure nella sua bellezza, nella sua forza, nell'autonomia, in dialogo con i tentativi che vengono fatti dalle imprese, dalle tecnologie, per essere meno impattanti, per trovare soluzioni che riducono, come dire, il danno, no? E che sono più sostenibili. Ma io non capisco niente di imbarcazioni, di barche a vela, eccetera, però diciamo che è stato un piccolo giro che è stato molto istruttivo per uno ignorante come me. Tutto molto bello perché è esperienziale, quindi provi realmente diverse opportunità per capire come si può essere più sostenibili, come si può aiutare l'ambiente e quanto è importante l'oceano. Questa qua di H2O è interessantissima perché parla delle barche che usano soltanto idrogeno.
e l'idrogeno ovviamente è una fonte di energia molto la più pulita che si conosce in questo momento. E mi è piaciuto vedere tante cose da scoprire. Cioè, abbiamo assaporato un po' questa parte di mare che così è anche un po' inaspettata. Ecco, ci pensiamo al mare in maniera diversa e forse perché non sono addetta ai lavori, non è il mio settore, quindi mi ha sorpresa in positivo. Il mio figlio sta facendo questa esperienza così, di questa immersione vedendo il Cristo degli Abissi, quindi diciamo un modo diverso, anche lì siamo andati più volte in quella zona, essendo liguri noi, ma in realtà è un altro modo, no? Quindi altre prospettive di vedere il mare, di vedere con questa tecnologia. Costruire un nuovo paradigma economico sostenibile e circolare ha bisogno di un cambiamento profondo nella consapevolezza, nell'acquisto critico dei cittadini. Ha bisogno di un'economia non estrattiva, ma strumento in dialogo con i bisogni di trasformazione e benessere dei diversi territori. Ha bisogno di un'innovazione che si costruisce con reti e contaminazioni tra imprese e tra la dimensione tecnologica, culturale, umana e sociale, anche con uno sguardo capace di rispettare e includere il non umano. L'Innovation Village, con le sue imprese, è stato un grande dimostratore collettivo che ha avuto questo sguardo e ha funzionato. Субтитры сделал DimaTorzok